Le rivelazioni scioccanti della giornalista TV mettono in luce la vera natura commerciale del Pandoro Rosa di Chiara Ferragni. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Accuse anche sull'uso dei figli per fini pubblicitari. La celebre giornalista Selvaggia Lucarelli scava a fondo nel caso del Pandoro benefico di Chiara Ferragni, rivelando verità sconcertanti sulla sua presunta iniziativa di beneficenza. In un'intervista esplosiva, Lucarelli svela che il Pandoro tanto celebrato non è affatto destinato a fini benefici, bensì è una mossa di marketing orchestrata dalla Ferragni. Dopo aver contattato direttamente l'azienda produttrice, Balocco, la giornalista dichiara che i ricavi non andranno in beneficenza all'ospedale come promesso da Chiara Ferragni, ma costituiranno il compenso della digital influencer per il suo progetto commerciale. È solo marketing, accusa Lucarelli, aggiungendo che la vera donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino sarà effettuata solo dalla Balocco, non da Chiara Ferragni. Le dichiarazioni della giornalista non si fermano qui. Lucarelli ha anche sollevato polemiche sull'uso dei figli da parte della Ferragni per promuovere i suoi prodotti. Accusando l'influencer di utilizzare i bambini per fini pubblicitari, Lucarelli ha scatenato un'ondata di sorpresa e attenzione sulle pratiche di marketing della celebrità digitale. La Balocco conferma la natura commerciale del progetto, affermando che Chiara Ferragni riceve un compenso per la collaborazione, mentre sulle donazioni benefiche rimane un velo di incertezza. Se lei nel privato ha donato qualcosa, non lo sappiamo, dichiara l'azienda. La domanda ora è se Chiara Ferragni risponderà alle accuse di truffa, e come affronterà questa tempesta mediatica che sembra perdurare. Staremo a vedere come si sviluppa questo controverso capitolo nella vita della influencer. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.